Ciao Davide, buongiorno, benvenuto da me. Oggi per insomma, il tuo primo esordio, sei un giovane studente universitario che frequenti l'Università di Venezia di Storia, la Ca' Foscari appunto, e sai, fai storia, come già io e te sappiamo, e oggi appunto io voglio dare voce anche a giovani come te, cioè di far divulgare, di far parlare di quella storia, diciamo che mentre alcune cose che non sempre sono note al grande pubblico, oggi parliamo un po' di storia di arte romana, se tu ci dirai qualcosa che ti ha colpito in particolare, eccetera. Io non sono un esperto di storia romana, però tutto ciò che è storia e cultura, sul mio canale sono benvenuti. Io volevo solo aggiungere una breve nota prima di darti subito la parola, così ti presenti tu, parli tu, eccetera. C'è in Italia oggi una, diciamo così, una specie di vanto, se vogliamo chiamarlo così, che spesso in alcune conversazioni molti italiani magari si vantano che noi dovremmo essere gli eredi dei romani, gli antichi romani, nel senso di quello che è stata la storia di Roma antica, una grande storia imperiale soprattutto. Bene, pensare in questi termini, devo dirti che è veramente una bestemmia, cioè un sacrilegio secondo me, perché gli italiani odierni, ma anche quelli di alcuni anni fa, avevano nulla da spartire con quello che è stato il glorioso popolo romano che ha dato sulle orme della Grecia un grande imprimatur a quella che oggi viene definita la civiltà occidentale, da cui proprio appunto la civiltà occidentale dall'impero romano è derivata. Quindi tra questi, come sappiamo, possiamo parlare tranquillamente di diritto romano e di tantissime altre cose che i romani erano capaci di fare e che oggi noi, non solo in Italia, ma in tutta Europa, tutto l'Occidente, si può dire, per non dire tutto il mondo, non siamo più capaci di fare. Basta vedere come facevano i ponti romani e tante altre cose in tempi abbastanza brevi e opere che tutt'oggi funzionerebbero, per esempio gli acquedotti. Bene. Ci ho detto, questo è troppo per far riflettere, appunto, quando qualcuno fa certe affermazioni, forse è meglio non le fa perché ci farebbe una pessima figura. Ci ho detto, ti passo la parola e ci introduci l'argomento di oggi con quello che tu ben sai e siamo qua oggi, ben lieti di ascoltarti per la prima volta, sperando anche di ascoltarti in seguito. A te la parola, Davide, ciao. Sì, grazie. Niente, io sono uno studente, come hai detto, di Aga Foscari, e ho 20 anni. Uno magari potrebbe dire, ma cioè, vorrei anch'io venire lì. Io sono proprio uno di quelli che vengono, diciamo, dai commenti. Cioè, uno ti segue e io vengo proprio da loro. Ecco, giusto per dire così. Ecco, come hai detto, oggi parleremo dell'arte romana. Sono d'accordo su quello che hai detto, che veramente mostravano senz'altro un'abilità oggi credo irraggiungibile. Poi vabbè, con l'industria e tutto quanto si può, magari uno può immaginare di superarla, però sono cose che, cioè, a livello industriale è una cosa, a livello artigianale è un'altra. Comunque, ci baseremo praticamente su questo libro qua, si vede che è quello del corso della storia dell'arte romana, ok? Magari dopo lo mettiamo in descrizione, Grazie. no? Beh, inizio a parlare dell'arte, che insomma all'inizio partiamo più o meno intorno all'epoca delle guerre puniche, cioè intorno al 200 avanti Cristo. Perché è in quel periodo e poco più avanti che la civiltà romana entra in contatto con quella greca, anche se già prima c'erano dei contatti appunto fin dall'inizio, ma molto molto sporadici. E col contatto con la civiltà greca, Roma cambia totalmente nella società, nei modi di vivere. Per esempio, vengono allargate le vie, le strade, prima non erano tanto larghe, e le famose strade romane, che sono famose anche per essere tanto larghe, lo erano non perché fossero romane, perché prendevano spunto da quelle greche, ma anche tutta una serie di modo di vivere proprio. Venne adottata la cosiddetta trifè greca, credo si pronunci così, che sarebbe l'ozium romano, detto alla latina.
Cioè, l'amore per non far niente, per godersi la vita, come insegnava Dioniso nei suoi miti, no? E infatti lì, con l'avvento della grecità, diciamo, nel mondo classico, nella società romana, anche i tempi della giornata si dividevano in ossium e dopo il contrario dell'ossium, che sa te sai quale sarebbe? Il contrario dell'ossium. Oh, vado. Sì, prego. Il contrario dell'ossium qual è? Il contrario? Dell'ossium, l'ozio. No, perché qui io ti sento un po'. Mi senti Non bene? puoi dirlo un po' più forte, per favore, perché sto vedendo se a caso ti sentono bene. Sì, è importante. Io avevo parlato che col contatto con la Grecia i romani conoscevano della cultura dell'ossium, l'ozio. L'ozio, sì, ho capito. Qual è il contrario dell'ossium? Beh, l'ozium, adesso scusa la mia ignoranza in latino, ma vuol dire Oh. oziare, giusto? Ecco, È il l'ozium, contrario. cioè il contrario è lavorare, cioè quindi vuol dire fare qualcosa. Sì, ma loro usavano una parola particolare che era il negozium. Capito? Ah, negozio, ho capito. È il negativo dell'ossium, no? Ho capito, bravo, Ricevente. bravo, bravo. E quindi loro, dicevo, dividevano la giornata, spero si sia sentito prima, tra ossium e negozium. Sì. Proprio le due fasi erano distinte. Poi c'erano tante altre innovazioni e infatti qua nel libro ne parla benissimo, anche ovviamente nell'arte, nella letteratura. Per esempio, quando loro andavano in dei luoghi, magari li conquistavano dell'Oriente, che era tutto sottomesso alla cultura classica ellenistica in quel periodo. Magari tra gli schiavi capitava che si portassero dietro anche qualche filosofo e magari se lo portavano in casa così per avere un pezzo di Grecia in casa, ok? E, cioè, immaginarsi sarebbe una cosa bellissima, no? Tornare in quel periodo. Veramente. E anche quindi nell'arte loro, se quando conquistavano si prendevano le opere, le portavano di solito nei templi agli dèi che avevano lì a Roma, anche come ringraziamento, ma alla fine diventavano delle pinacoteche praticamente, no? Diventavano. E praticamente si diffondono diversi stili. Cioè qua siamo nel periodo della Repubblica, prima Sì. di parlare, per esempio, questo qua abbiamo proprio un confronto chiaro. Questo qua si vede, sono due ritratti di Gneo Pompeo, Ah. no? Il famoso Sì. condottiero della tarda Repubblica. Quello che si vede, un attimo, questo qua che sto indicando è realizzato. Non sarebbe giusto dire con la tecnica, però esprime tratti ellenistici. È detto, è il cosiddetto ritratto patetico, perché esprime pathos, non che sia antipatico, che poi è la stessa radice. Esprime pathos, cioè ti dà una sensazione come se fosse sovrumano, che fosse qualcosa di superiore. E infatti c'ha lo sguardo, no, che sembra assorto come un po' un filosofo, appunto, di quelli greci. Mentre l'altro ritratto, questo qua, è molto più austero e esprime tratti più romani, tra l'altro, però c'è comunque qualcosa di classicista, di ellenistico, perché ha i capelli alzati, no? Come per farlo, per esaltarlo, sembra quasi ci abbia il gel. Sì. E quindi questo secondo ritratto esprime più realismo, anche perché i personaggi come Pompeo avevano la necessità per diventare famosi e dopo che lo erano di venire riconosciuti subito, quindi anche la minima ruga veniva rappresentata nel busto, nel ritratto, insomma, che poteva anche essere una statua. E c'era allora, si diffondono infatti questi cosiddetti tipi, cioè c'erano delle rappresentazioni standardizzate che dopo continueranno e si
si imporranno ancora di più nel periodo dell'impero. Cioè, c'era la rappresentazione a cavallo, c'era quello nudo, che era quello ellenistico per eccellenza, perché gli eroi venivano rappresentati nudi. E quello a cavallo, che di solito, magari soprattutto nel periodo dell'impero, veniva raffigurato mentre sottomettevano un barbaro, magari come si vede. Beh, magari lo trovo dopo. Mentre sottomettevano un barbaro, oppure c'erano, beh, quello in toga, che era il ritratto classico per farsi vedere come un romano, cioè per dire sono uno di voi, uno normalissimo, che tra l'altro distingueva i romani, diciamo, di qualità, perché solo i cittadini potevano portare la toga. E questa praticamente è l'arte della Repubblica, soprattutto della tarda Repubblica, perché, come abbiamo detto, entrano in contatto con il mondo greco un po' più avanti. Infatti, allora, dopo la conquista, dopo le guerre sannitiche, verso la fine del IV secolo, nella seconda metà, iniziano nel 340, ci sono le guerre pirriche, che vedono la conquista della Magna Grecia contro Piro, che si era lanciato, diciamo, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una città della Calabria, mi sembra. Piro viene sconfitto. Infatti lui inizialmente vinceva, però aveva enormi perdite. Infatti si parla delle cosiddette vittorie di Piro, quando uno vince ma in realtà perde, un po' come l'Italia nella prima guerra mondiale, no? Beh, no, prima no, diciamo, insomma, beh, in Nel certo senso senso, sì, non è che ci abbiamo guadagnato molto, come beh, questa è un'altra storia, prego. quello volevo dire che è una vittoria, ma in realtà nei fatti Eh beh, sì, dopo nei fatti non è che ci abbiamo guadagnato molto, questo è anche vero, nelle adesso c'è una perdite, similitudine, ma non è proprio così, prego. vabbè, era per spiegare. Sì. Ecco, le vittorie di Piro, che alla fine quindi viene sconfitto, anche perché secondo me non era un grande stratega, si era lanciato a un certo punto in Sicilia per soccorrere i Mamertini, ma dopo questi saranno un altro problema, e in quel momento Piro, diciamo, perde tempo, perché i Romani recuperano i territori persi e dopo lo sconfiggono. E in seguito i Mamertini saranno causa di altre guerre, perché saranno il casus belli per la prima guerra punica, che appunto vede l'invasione della Sicilia orientale da parte dei cartaginesi, che avevano il dominio della Sicilia occidentale. Invece a Oriente il dominio era soprattutto di Siracusa, che era dei Sì. Greci. E i Romani, dopo l'invasione dei cartaginesi, intervengono per impedire che la Sicilia divenga totalmente cartaginese, e quindi la minaccia avversaria sarebbe divenuta ancora più seria. E lì, per fortuna, diciamo, insomma, dipende, Roma riesce a spuntarla anche grazie alla famosa invenzione dei corvi, che sono questi ponti dentati che nelle navi romane, cioè dalle navi romane, loro lanciavano verso quelle puniche per riuscire ad entrare proprio nella loro nave e combatterli corpo a corpo, come loro erano più comodi. Veramente, cioè, sono stati Diciamo la geniali. tattica del rostro e del ponte levatoio che aveva dei ganci che afferrava l'altra nave da babordo a babordo, no? E quindi in quel caso lì combattevano come se fossero sulla terraferma. Ecco. Quindi per Romani questo era un vantaggio perché erano più forti in quel senso tattico lì. Sì, appunto. E questa qua era la prima che viene vinta lì in battaglie navali, e qua siamo tra il 261 e il 241. In seguito c'è la seconda guerra punica, che è la più famosa, scatta nel momento in cui
Annibale, il grande condottiero figlio di Amilcare, segue le orme del padre e quindi dopo aver invaso la Liberia, l'attuale Spagna e Portogallo, insieme al padre, e dopo la morte appunto del padre, Annibale sale le Alpi, cioè passa per l'attuale Francia e scende le Alpi per l'Italia, accogliendo un po', perché lì c'erano tutti i barbari, quindi un po' lo ostacolano, altri si uniscono, c'è un po' di disordine, diciamo. Però dopo, e qua siamo nel 218, alla discesa di Annibale in Italia avviene un disastro, perché i romani non riescono a fermarlo e perdono molte battaglie di fila. E quindi dopo, per molti anni, il permanere di Annibale e del suo esercito nell'Italia occupata causerà una crisi agricola e non solo, e anche economica, diciamo. E dopo, per fortuna, interviene il genio, diciamo, dell'africano, di Scipione l'Africano, che dapprima riprende i territori in Spagna e dopo ha l'idea, diciamo, che chissà perché non era venuta nessuno, di andare ad attaccare l'avversario proprio in casa sua a Cartagine, e lì riescono a sconfiggere, a vincere la guerra nel 202, questo. E questa qua è la seconda, la fine, e già qua Cartagine aveva già perso le isole, perché questo era successo nella prima guerra, la Sicilia e la Sardegna erano diventate romane. Nella seconda Cartagine viene ridotta a non più un impero commerciale come era prima, ma semplicemente un piccolo territorio nella costa africana, dove può svilupparsi solo a livello agricolo e non più commerciale. E nella terza Cartagine viene definitivamente annientata nel 146 avanti Cristo, molto più avanti questo, nel periodo in cui ci sono precedentemente altre guerre, in cui per esempio continua il tentativo di sottomettere la Liberia alla Spagna, che sarà molto lungo e terminerà solo nell'età augustea, intorno al 20 avanti Cristo, perché lì erano molto combattivi e è divenuto famoso, infatti c'è una famosa statua del condottiero Viriato lì in Spagna, che guidava la rivolta dei barbari del posto contro il dominio romano, che dobbiamo riconoscere era spietato veramente. Qua stiamo parlando di un impero, sì, noi lo ammiriamo, però non ci andava affatto piano qui in inizio, anche se dal punto di vista della religione, della cultura, da quel punto di vista assorbiva le culture dei popoli sconfitti e quelli potevano continuare a praticarla, quello sì, ma per il resto veramente spietati, e le rivolte sempre, sempre represse, non è che si potesse negoziare più di tanto. No. Beh, dopo ci sarebbero altre cose da dire, per esempio, non so se te interessano solo le guerre o anche aspetti un po' sociali, diciamo. No, no, beh, oltre all'arte romana, qui ho parlato, che ho detto di alcune cose, anche per esempio quello che è la vita sociale, che si svolge tutti i giorni, alle sue istituzioni, no, che Roma appunto ha prodotto. Quindi io va bene anche questo. Sì, si potrebbe parlare del cursus honorum, che era stato introdotto, ufficializzato nel 180 avanti Cristo, che prevedeva appunto una successione di cariche precisa. Prima c'erano un apprendistato, prima civile e poi militare in età adolescenziale, e dopo si iniziava con la carica della questura, che era senza imperium, cioè non ti permetteva di avere potere militare come comando, però almeno potevi entrare nel Senato, era la prima carica che ti permetteva di candidarti nel Senato diventando questore. Dopo
c'era un bivio, diciamo, potevi scegliere se diventare tribuno della plebe, questo generalmente se eri plebeo, ma non necessariamente, oppure potevi diventare edile. E anche qua gli edili ce n'erano alcuni curili, che erano quelli patrizi, e mentre gli altri erano plebei. Originariamente gli edili erano solo plebei, se ricordo bene. Comunque, anche i patrizi potevano, se volevano diventare tribuni della plebe, cambiare status e diventare plebei tramite un meccanismo un po' complicato, sicuramente, insomma, bisogna immaginarsi. E dopo queste due cariche, che richiedevano tutte quante una, cioè un'età minima, tutte quante le cariche, dopo l'edilità oppure il tribuno della plebe, si arrivava alla pretura, che era la prima che ti dava accesso al comando militare, all'imperium. Dopo la pretura si poteva accedere al consolato, che è una carica bicratica, cioè due consoli c'erano sempre, era la più alta dello Stato, erano praticamente i capi dello Stato, che in origine erano stati istituiti subito con l'inizio della Repubblica, nel 509, dopo la cacciata dei Tarquini. Praticamente i consoli avevano lo stesso potere del re, solo che, essendo in due, diciamo, era diviso a metà, e dovevano collaborare, era collegiale, diciamo, come tutte le altre. Ma soprattutto era limitato, durava al massimo un anno la carica del console, e questo serviva appunto per ridimensionare il potere che all'inizio era del sovrano, del monarca. E dopo, al limite, dopo il consolato, si poteva arrivare alla censura, che era il censo era colui che controllava chi si poteva aggiungere nel Senato e chi si poteva espellere. Non è assolutamente il senso odierno di censura, che sarebbe, che risale invece, mi sembra, all'Ottocento, per quello di nascondere delle notizie, per esempio, delle informazioni, ma deriva invece dal censimento, dal censo, no? Ecco, il censore poteva, per diventare censore bisognava essere consoli, e normalmente era una carica, bisognava essere stati consoli, era una carica che durava un anno e mezzo di solito, anche se ha cambiato più volte nel corso della storia della Repubblica, che poi queste cariche continueranno a esserci anche durante l'impero, anche se avranno meno potere e verranno tutte o quasi tutte nominate dall'imperatore, mentre prima quelle senza imperium erano votate dal popolo, dal concilium plebis, quelle con l'imperium dai comizi centuriati, cioè l'assemblea del popolo in armi, ok? E questo qua viene ufficializzato nel 180. Dopo, se vuoi, parlo anche dei fratelli Gracchi, che erano appunto due fratelli, che allora il primo era Tiberio, nel 133 divenne tribuno della plebe e propose una serie di leggi, soprattutto a favore della plebe, del popolo. Una soprattutto riguardava l'agricoltura e disponeva che, siccome era pieno di proprietari terrieri, oggi sarebbero i capitalisti dell'epoca, perché il frutto del denaro, come anche ad Atene, era considerato l'agricoltura, altri metodi erano visti anche male abbastanza. Infatti i senatori dal 218 in avanti non potevano commerciare. Al massimo nelle loro navi potevano portare, mi sembra, 200 anfore come quantità, ma non di più, perché proprio il commercio era visto come un'attività sbagliata, insomma. Ecco, siccome che appunto di conseguenza i senatori avevano dei campi sterminati, dopo appunto avendole ottenute con le guerre, questa legge di Tiberio Gracco del 133 dispose che loro dovevano avere al massimo 500 iugeri di terra, e chi ne aveva di più doveva darli
al popolo che ne aveva bisogno, a chi non ne aveva soprattutto, perché molti si trovavano nelle conseguenze, nelle circostanze, soprattutto dalla guerra annibalica in avanti, di dover cedere le proprie terre, quelli che erano piccole proprietari terriere, e per venderle ai grandi proprietari e divenire loro schiavi, diciamo, lavorare sotto di loro nei loro campi. Quindi questa qua proprio deve essere stata una liberazione, la legge di Gracco, per i piccoli proprietari, che lui addirittura dispose che a disporre le terre nel modo giusto tra i piccoli proprietari dovevano essere lui, suo fratello e mi sembra un cognato, un altro parente. Quindi un triunvirato di tre magistrati che, neanche a dirlo, alla fine Tiberio nello stesso anno, ora il 132, presso poco, però insomma non passa molto che venne ucciso da dei congiurati della fazione avversaria. Ci riprovò 10 anni dopo suo fratello Gaio, cercando di far approvare anche altri provvedimenti, molti di più, mi sembra 17 o 18. Uno solo non venne approvato, tra l'altro venne approvato questo qua sull'agricoltura. Quello che non passò è quello che proponeva di dare la cittadinanza a tutta l'Italia dal Po in giù. Scandalosa, perché era un privilegio incredibile per i romani, patrizi e plebei che fossero. E lì ha fatto la stessa fine Gaio. E siamo qua nel 122. Comunque lui si era candidato nel 123, esattamente 10 anni dopo il fratello. Mi vengono in mente le parole di Giorgio in un video in cui paragonava i fratelli Gracchi ai fratelli Kennedy. Veramente. Beh, insomma, il paragone non è improprio, non è tutto improprio. Sì, infatti sono d'accordo. Almeno su certi aspetti. Sì. Perché anche loro, per quel che hanno potuto, da quel che si è visto, si sono più o meno impegnati a favore del popolo, almeno, o ad avvertirlo, se non altro, della minaccia dei nostri nemici, diciamo. Ecco, questo qua è l'inizio, diciamo, del periodo cosiddetto della Rivoluzione Romana, in cui c'è una perenne guerra civile tra due fazioni, i Populares e gli Optimates. E qua già si vedeva. Però in realtà è una cosa che inizia con la fine di Cartagine, cioè l'annientamento del motus hostilis, anzi la fine del motus hostilis, cioè la paura del nemico. Una volta che Roma aveva annientato i suoi nemici, il nemico era Roma stessa, cioè iniziavano lotte intestine all'interno della civiltà romana stessa. Sì, questo purtroppo era un loro difetto, quello di farsi anche guerra fra di loro, sì. Diciamo il Crasso contro Cesare, eccetera. Insomma, Roma ha vissuto questi drammi che purtroppo l'hanno penalizzata nel lungo termine, perché poi chiaramente non solo sostiene le guerre contro i nemici esterni, quindi perde di uomini, ma poi metti perdere maggiori di uomini quando si combatteva fra di loro. Questo poi chiaramente alla fine l'hanno pagato dal punto di vista demografico, il quale, non dimentichiamo, questo è uno dei problemi della caduta dell'impero romano, è stato proprio demografico, cioè nel senso che i romani, le crescite si diminuirono parecchie, se vogliamo, anche per via anche delle tante morti che c'erano, e quindi questo poi portò alla forestierizzazione delle forze armate romane, con molti mercenari, cioè insomma germani, spagnoli, eccetera, quindi alla fine poi mancò quel collante spirituale che le faceva appunto di Roma una potenza, credo la più grande della storia umana che sia mai esistito, visto la durata del record del suo impero, e poi per non parlare di quella influenza culturale che ancora oggi sono i nostri, è più che viva. Prego. Come durata sinceramente non credo. Come? Come durata dell'impero non credo che sia un record. Beh, 5 secoli tra umano, cioè tutto l'impero, poi c'è stata la divisione, un periodo d'Occidente e poi d'Oriente, Bisanzio che cade alla metà del 1400, quindi vuol dire questo, diciamo, è l'influenza, e poi l'influenza culturale che
tutt'oggi. Vabbè, poi la... Possiamo immaginare, per esempio, l'impero giapponese, che è ancora, diciamo... Ah, beh, quello, diciamo, come grandezza non era quello romano, comunque. Beh, giapponese, no, no, ma parlavamo della sì, durata. Sì, questo sì, è riferito all'arcipelago e basta, ma quello impero fa per dire, ma in realtà non è l'imperiale, perché il Giappone è sempre rimasto in quelle quattro isole maggiori e altre minori, ma non era, cioè, non era un impero proprio nel senso di milioni di chilometri quadrati, questo voglio dire. Ma è difficile delineare la differenza tra impero e stato normale, tra... Cioè, beh, il giapponese, beh, se per quella la dinastia imperiale giapponese è la più vecchia al mondo, che ha 2000 anni che si segue da generazione in generazione. Oppure se uno potrebbe dire, e allora, siccome non è così facile, allora anche la Repubblica di Venezia potrebbe essere un impero. In effetti, dopo l'impero romano, il Comune di Venezia è quello che è succeduto. Tu che sei Veneto, sai benissimo quanto Roma c'è nel Veneto, nel Triveneto in generale, fino all'Istria, Dalmazia, Pola, Zara, ma anche la città romana, insomma. Sì, ecco, se fosse un impero sarebbe forse al primo posto, perché è durata 1100 anni precisi. Sì, certo. Continuavamo con la Repubblica, no? Con la cosiddetta Rivoluzione Romana, come l'aveva chiamato uno storico, mi sembra non molti decenni fa, che è morto non molti decenni fa, che era australiano, non ricordo il nome adesso, però avevo scritto questo libro che si chiamava La Rivoluzione Romana, intendendo questo periodo che va più o meno dai Gracchi fino alla caduta della Repubblica, all'inizio dell'impero, che è un continuo susseguirsi di scontri tra populares e optimates. Beh, allora si potrebbe subito saltare, perché dopo non c'è niente di particolare in mezzo, il periodo di Mario, e che segue poi quello di Silla, che è, diciamo, una rivoluzione dal punto di vista militare, ma non solo in realtà, una grande riforma se non altro, perché Mario, nella guerra giugurtina, dove da tempo i romani perdevano contro questo Giugurta della Numidia, no? Che era l'erede al trono, che però continuava a prendersela con i suoi fratelli. Qua siamo dal 113 e poi la guerra finirà nel 105, mi sembra. Giugurta corrompeva i generali romani e di conseguenza vinceva. E allora cosa succede? A un certo punto arriva Gaio Mario, che non so se magari possiamo far vedere le foto, no? Sì, vado su condivisione schermo, giusto? Sì, sì. Provo, Vediamo. Ecco, se io vado qua, si vede, no? Marcia Romana, sì. Ecco, adesso mostro Gaio Mario, che è questo. Si vede? Ingrandisci l'icona. No, ma sto ingrandendo l'immagine. Si vede la foto? Beh, io qui vedo le foto in mezzo a altre foto, quindi quello di Mario la vedo, si è scritto sotto. Ho capito, allora, perché io cliccando nella foto mi viene fuori l'applicazione, diciamo, che mi ingrandisce la foto, me la fa vedere intera, però non so come condividerla. Non c'è problema, intanto si capisce bene, la foto si capisce nonostante che sia così com'è, ma questo poi è un problema tecnico che poi lo miglioreremo senza dubbio la prossima puntata che faremo. Allora facciamo così, ecco qua, questo qua è Gaio Mario. Ecco, se clicchi sopra è meglio, bravo. Sì, vabbè, se clicco... Si vede bene adesso. Beh, se clicco non si vede più in grande. Vabbè, comunque, questo qua è Gaio Mario, dopo qua abbiamo Silla, che insieme a lui, ormai non va giù, comunque la foto sotto di Mario è quella di Silla, che era, diciamo, un suo luogotenente. Scendi giù con la freccia sulla destra, scendi giù. Ma non riesco a prenderlo. No, sulla destra c'è una freccia che va giù, vai sopra col mouse, la tiri giù e si vede quello che c'è sotto Mario.
Mi si vede adesso? Aspetta, interrompi condivisione. Adesso sì, giusto? Mi si vede. Non c'è problema, non c'è problema. Vabbè, è un problema tecnico, vabbè, ma non c'è problema, sta tranquillo. Sì, no. Volevo sapere se mi si vede a me adesso. Sì, adesso sì, ti si vede. Noi vediamo a te, sicuramente. No, l'importante era che si sia visto Mario. Sì, sì, si è visto, quello si è visto. Silla era un luogotenente di Mario lì nella guerra giugurtina e anche lui, diciamo, aveva imparato dai suoi nemici, nel senso che ha corrotto lo zio di Giugurta e così riuscì a farsi a farselo consegnare, diciamo, ad arrestarlo, Giugurta, e quindi lì, questa è la fine della guerra giugurtina. Per questa genialata di Silla, in collaborazione con Gaio Mario, il quale durante la guerra aveva introdotto questa novità. Tutti quanti i romani, no? Erano poveri e demotivati perché, insomma, le guerre sappiamo come sono. E allora lui cosa fece? Prendeva i proletari, quelli senza terre o con pochissime terre, e li arruolava nell'esercito pagandoli, perché prima non venivi pagato per combattere, venivi pagato per quello che facevi di mestiere. E lì quindi i proletari che combattevano erano motivati sia perché dopo guadagnavano non solo i termini economici, ma anche come terre di bottino di guerra, ma anche per l'ammirazione verso il comandante carismatico che era Gaio Mario. Questo qua lui è il primo dei cosiddetti signori della guerra, cioè quelli che basano il loro potere politico su quello militare. Seguiranno Silla, Cesare, anzi prima Pompeo, poi Cesare, Crasso, meglio che lo lasciamo da parte, non è tanto un signore della guerra. No, no. Magari un signore del denaro, possiamo dire. Ecco, questa è la guerra giugurtina contro, vede, la conquista della Numidia, che è praticamente il Marocco, possiamo dire, e qualche altro territorio più a est, e finisce nel 103, se passa poco. Subito dopo Mario viene chiamato più a nord Italia, contro i Cimbri e i Teutoni, che anche lì da anni continuavano a massacrare i romani, erano circa 10 anni che continuavano a perdere i romani contro di loro, e lui con il suo nuovo metodo, facendo scavare dai militari ma anche dagli schiavi dei fossati, anche per esempio per gli approvvigionamenti, e lì riesce tra il 101 e il 102 ad Acque Sestie e intorno a Vercelli a sconfiggere i Cimbri, la cosiddetta guerra cimbrica. E dopo, cos'altro si può dire? C'è Silla, che c'è la dittatura di Silla più avanti, però dopo le guerre di Mitridate. Mitridate era il re del Ponto, che praticamente lui ce l'aveva con i romani, perché il Ponto era da secoli ormai, o quasi, uno stato cliente dell'impero della Repubblica Romana, e lui giustamente voleva liberarsene, anche perché loro non avevano la cittadinanza, e tutti i sottoposti romani dell'Asia Minore, anche loro protestavano, come anche quelli dell'Italia, che avevano provato i Gracchi a darla anche a loro, ma ci hanno messo le pene. Infatti tra il 91 e l'89 c'è stata la guerra dei soci, la guerra sociale, non nel senso che fossero soci nel senso odierno, cioè i soci erano i sottomessi, quelli, i popoli che dovevano rispettare i dettami dello Stato romano, della Repubblica. Giustamente questi volevano la cittadinanza, e per ottenerla avevano, tra il 100 e il 91, provato a intrufolarsi a Roma, fingendosi dei cittadini alcuni, però è stato un periodo che è durato poco, presto vennero riconosciuti e processati. E l'unica, quindi,
l'unica per riuscirci, anche perché un altro avevo provato a seguire i Gracchi intorno proprio nel 91 e anche lui è finito uguale, è finito assassinato, che voleva anche lui dare la cittadinanza agli italici. Allora, visto che tre volte, anzi due, senza contare Tiberio Gracco, due volte non sono state bocciate queste proposte, l'unica via è stata per gli italici unirsi in una confederazione anti-romana e prendere le armi contro la Repubblica. Che questi sono tutti popoli che avevano combattuto con i romani fino allora al loro fianco e conoscevano le loro tecniche. Quindi in questa Lega Italica, una confederazione italica, si sviluppa un sistema politico che è ricaricato sopra quello romano, con le magistrature e le monete, per esempio. Avevano anche dei simboli, mi pare che fosse il toro uno dei simboli principali. E la guerra sociale dura poco, per fortuna, tra il 91 e l'89, perché già nell'89 i romani si rendono conto che avevano davanti dei nemici che proprio conoscevano il loro avversario e non c'era tanto da fare. Nell'89 un magistrato, mi sembra di nome Gaio Cesare o Lucio Cesare, fa approvare una legge che dà la cittadinanza a una parte di questa lega anti-romana italica, soprattutto quelli che non si erano rivoltati, che comunque non avevano aderito, una parte dell'Italia che non aveva aderito alla ribellione. Dopo, col tempo, poco dopo, verrà concessa la cittadinanza dal Po in giù. E questo è veramente un cambiamento epocale, perché da lì, dal Po in giù, è Roma praticamente, perché passato quel confine si passava il Pomerium, che era il confine sacro di Roma, che esisteva per tradizione fin dall'inizio, proprio dall'epoca di Romolo. Sì. Era il confine sacro che, se lo oltrepassavi, eri un nemico di Roma, se lo oltrepassavi in armi. Da questo punto di vista, questo è proprio uno spartiacque. Non so, dimmi se abbiamo superato. Niente. Sì, non fa niente. No, io allora dicevo, abbiamo parlato un po' di tutto, no? In questo caso abbiamo fatto una escursione un po' dall'arte, un po' dalle guerre, un po' dalla formazione dello Stato, di tante cose, no? E direi che questi sono notizie che sono utili anche perché volesse approfondire alcune parti della storia di Roma antica, appunto a cominciare dall'origine, dai suoi primi confini e via discorrendo. Quindi direi che mi hai fatto una panoramica più che sufficiente, no, per introdurre bene le cose, che chiaramente non possiamo dire tutto in una puntata, è difficile. Quindi io ti invito dopo i prossimi giorni a prendere qualche cosa e se un argomento, un periodo che diciamo che tu ritieni fondamentale per capire come ha strutturato bene la Repubblica romana e poi dopo è diventato impero romano, ecco il passaggio che c'è stato, come questo è avvenuto, eccetera eccetera, poi per esempio la conquista della Gallia, che lì ha dato il là proprio alla massima espansione territoriale di Roma, che poi si è consolidata sotto Augusto e gli imperatori successivi. Ecco, diciamo il materiale ce n'è abbastanza anche per quanto riguarda, diciamo, tecnologie di costruzioni, oltre a sempre a parlare dell'arte, possiamo studiare per esempio il famoso anche architetto più grande dell'antichità di Roma, Cassiodoro, e via discorrendo, tanti nomi che... Prego? Apollodoro di Damasco, per esempio. Come? Apollodoro di Damasco è uno dei... Sì, sì, siriano, infatti, a Damasco. L'epoca di Adriano. Esatto, poi anche la ristrutturazione dell'esercito romano, che per certo un periodo, specialmente nella guerra giudaica, si avvaleva di arcieri siriani, del loco, anche dopo, anche la guerra contro i parti e tante altre cose ancora. Quindi in senso cronologico, poi benissimo, ce n'è di lavoro da fare, me ne hai tantissimo,
anche se non so adesso che forse potresti avere più tempo di approfondire anche certe retroscena, per esempio su come è nata e come è stata finanziata l'impresa di Cesare Augusta delle Gallie, per esempio, no? Lì troverai sicuramente il materiale, anzi, io ti invito. Come è nata si sa. Sì, sì, certo, come cioè, è sorta questa avventura militare espansionistica, e quindi tutte le retroscene che c'era dietro, quindi come lui è arrivato, i mezzi finanziari che ha raccolto, come è stato sostenuto questo esercito, dove è stato reclutato e tante altre cose che sicuramente troverai in rete, anche consultando parte del debello gallico di Cesare, che lì anche lì sono delle notizie storiche sicuramente significative, anche da approfondire, perché Cesare non è che parla di queste cose, lì, parla di quello che avvenne poi sul campo di battaglia, delle sue impressioni, ma tutto quello che c'era dietro l'organizzazione per andare fin là, lui ne parla poco, forse quasi per niente. Infatti, questo, diciamo che riuscì probabilmente a sfruttare le tribù galliche amiche, quelle nemiche, gli Elvezi, appunto gli attuali svizzeri, che poi insomma, sì. Allora diciamo, gli Elvezi, da qui Elvezi, appunto Svizzera, e tante altre cose. Quindi ti invito appunto a parlare di questo anche ai nostri amici. Io, no, tra parentesi, vorrei dire a chi ci ascolta che io non sono specialista di storia romana, ma sono più che altro un appassionato, mi piace sentire chi ne sa, e specialmente se poi uno è giovane come te che sta studiando all'università e tratta queste cose con una certa passione, a me fa molto piacere, quindi credo di aver fatto bene a parte esordire e invogliandoti quindi a far sì che la prossima puntata puoi portare altri argomenti, magari definiti un certo periodo di tempo, nel senso di tre quarti d'ora, massimo un'ora, e devi trattarli in modo, direi, specialistico, ma sempre con spirito di verità storica, questo è importante. Quindi consultando quelle fonti di allora, quelle che sono state reperite dagli storici nel passato, gli archeologi, eccetera, e dove viene fuori un riassunto, diciamo, molto bello, che purtroppo non sempre è reperibile sui testi scolastici che sappiamo, perché sì, anche no? Qui sulla storia di Roma antica ci sono delle, ancora oggi sono qualche, c'è qualche mistero che non è proprio chiarito, ma che comunque le verità possono venire fuori. Tu pensi che per sapere chi era Nerone abbiamo da aspettare 2000 anni, Massimo Fini, che mettesse giustizia su questa figura di imperatore che era tutt'altro che un incendiario, come ci hanno voluto far credere fin qui. Quindi, se d'accordo, io per il momento finirei qui questa puntata, che è durata più del tempo che abbiamo concordato, però mi fa piacere che sei intervenuto, e soprattutto fatti piacere di come hai trattato l'argomento, insomma, devo dirti che non è fatto male, quindi questo canale, questo spazio è anche per te, e niente, mi auguro che tu lo sfrutti sempre bene, come sono convinto sei capace di fare, con altri argomenti su questa storia di Roma antica che, ripeto, non sempre anche questa è stata raccontata interamente come in effetti è stata, è avvenuto, basta vedere ancora le polemiche che ci sono oggi sulla fine, sulla reale fine dell'impero romano, che non è dovuto soltanto all'avvento del cristianesimo, ma anche ad altri fattori. Questo lo ho detto per la precisione, anche se a mio avviso l'avvento dell'avvenuto del cristianesimo è stato senza dubbio fondamentale nel, diciamo, annientare un certo spirito di appartenenza ai romani, spirituale, che loro era molto forte, che poi nelle generazioni che sono seguite dopo Costantino ha portato poi l'impero alla fine che sappiamo. Questo voglio dire. Forse, ne parliamo più avanti, io ti aspetto anzi nei prossimi giorni con questi argomenti, anzi sono contento di questo intervento, te lo dico pubblicamente e mi fa piacere, quindi avanti così, sperando che altri giovani come te insomma si appassionano alle cose, non solo di Roma antica ma anche ad altre cose, e qui da me trovate sempre lo spazio, quello che è possibile darvi, cioè nel senso del tempo che ho anch'io, solo per questo, perché chiaramente qui non c'è censura per nessuno, l'importante è che si dicano cose vere, fin quando si dicono cose vere, qui
la porta è aperta a tutti. Poi se qualcuno comincia a mettersi le cose, beh, mi dispiace, ma se ne sta a casa propria e non viene certo da me a raccontarle. Questo per inciso. Quindi, caro Davide, io ti ringrazio, ti saluto, poi ci sentiamo nei prossimi giorni e salutiamo anche chi ci ha seguito fin qui. E io ti incoraggio di cuore ad andare avanti ancora su queste cose, e perché insomma le cose le sai, insomma, ecco, le sai e si vede tutto qua. Beh, grazie veramente. Va bene, va bene, a presto allora. Ti salutiamo, ciao Davide, ciao a tutti, ciao.